Makan apa? Makan ice cream. Ice cream. Rasa apa? Fiori d'arancio e cioccolato. E gusto preferito? Allora, adesso salutiamo tutti quanti i nostri subscriber nel tutto il mondo. Ok. Ciao subscriber! Ciao a tutti! A pakabar kalian semua, semoga sehat-sehat saja di rumah. Ada Aurora yang kangen sama Aurora. Ciao Aurora! Ciao! Ciao! Baiklah! Ciao! Dan satu lagi jangan sampai kelupaan. Osu. Nona Grace! Hai Nona Grace! Ciao! Ciao ragazzi! Hey, ciao Grace! E dove siamo adesso? Madonna. Dove siamo, nonna? Siamo a Mestre, l'antica piazza di una volta. Ah. C'erano solo due o tre. Adesso ce ne sono tante. Due o tre palazzi. E la tu? Torre che è molto. Sta aspettando qualcuno? No. No. Oggi no. Oggi no? Quasi riposo. Ecco, oggi riposo. Dai, andiamo a vedere il museo. Museo? Del Novecento. Ok. Yo, sahabat jelajah Italia, sekarang Bro Chan berada di daerah Mestre, ya, Center Mestre. Sekarang kita berada di tempat zona M9, yaitu sebuah museum untuk segala sesuatu yang berasal dari tahun 1900-an. Look. Ya, it's a good choice bila kalian berada di Mestre. Kalau Anda berkunjung ke Mestre, ya, jadi dekat di Venice, jadi hanya naik bis dari Venice, dari Mestre ke Venice dekat sekali. Wajib kunjungi karena mempunyai suatu pusat kota yang kecil tapi benar-benar worth it dikunjungi. Let's go. Tepat di samping kiri Bro Chan, yaitu sebuah museum M9. Berarti museum 1900, segala hal sesuatu yang terjadi di tahun 1900 dan ditemukan di tahun 1900, harga tiket masuk sebesar 14 euro dan sangat worth it sekali. Jika Anda mengunjungi Mestre, tepatnya di Venice, bagian Mestre, Anda bisa masuk ke dalam. Ciao. Oke, sahabat jelajah Italia, bagi Anda penggemar sepak bola, jika kebetulan Anda berada di Venice, mampir sebentar saja, manfaatkan waktu Anda untuk mengunjungi Venezia FC Store. Jadi jangan lupa datang, wajib sini, hanya di Venice Center ya. Venice Center, maaf, kotanya namanya Mestre. Jadi pas di depan Museum M9. Venice Football Club. Ci salutiamo tutti quanti a casa, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Chi fa la guida oggi? La nonna. No. Nenek Grace ya, kebetulan kotanya Nenek Grace. Jadinya Nenek Grace yang akan menjadi pemandu kita pada sore hari ini. Panas-panas gini enaknya makan gelato ya. Manja-manja gelato. Gelato. Personal, I ain't lying. I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. Che gusti vuoi? Penso pistacchio e menta oppure pistacchio e cremino, ma non lo so ancora. Adesso vedo. E menta. E menta? Sì, sì. Vieni come vuoi.
poi e poi un coppa come te, sì, come te. Una coppetta con una fiori d'arancio e pistacchio. Due palline sempre? Due palline e una di due. Sì. Molto bene, molto buono. Molto buono ragazzi. Due c'era? Bruciano. Questo è un ice cream per tra l'upana, sì. Questo bruciano è un... No, no, una fiori d'arancio. Pistacchio, sama bunga orange. Il cioccolato nero è enak banget. Makan apa? Makan ice cream. Ice cream, rasa apa? Fiori d'arancio e cioccolato. Coklat dan bunga orange. Enak ya? Enak. Aurora. Sofia dove non c'è? Via Colmoroso. Caramello. Che gusto ha preso nonna? Caramello e nocciola. Caramello e nocciola. Com'è? Buono. Fantastico. Oke teman-teman, jadi kebetulan pas kita keliling-keliling ada pasar jatuh juga, pasar Tiban ya. Jadi ada semuanya, sayuran, keju, dan ya segala macam deh pokoknya. Oke guys, di sebelah sudah memutar ke kasa. Ma un po', perché? Perché a me piace essere. Perché ti piace andare in giro? Beh, anche sì, quello. E andremo in giro la prossima volta. Okay. Va bene? Dove vuoi andare la prossima volta? Venezia. Diciamo qualcosa, dobbiamo dire ringraziare tutti. Ringraziamo per averci okay. seguito. Ok. E vi aspettiamo alla prossima adventure. Kita ketemu lagi di next adventure, masih bersama dengan Brochan, Marcella, Aurora, nonna Graziella, ci salutiamo tutti, ci salutiamo, ciao. Ciao.